Io sono rimasta sconvolta dal video di George Floyd, che non sono riuscita a vedere tutto perché io ho una sensibilità un po' forte rispetto a queste cose qua e ho imparato, sto cercando di imparare di non farmi troppo del male. Però sono rimasta sconvolta da questa miccia, perché fondamentalmente è stata una vera e propria miccia che ha scatenato tutto quello che stiamo vivendo. Ci sono rimasta male. E ci sono rimasta molto molto male perché ho visto questa reazione plateale da parte del nostro territorio, del nostro popolo, e non mi sono capacitata di tantissime cose. Una delle cose che ho scritto di più in queste ultime settimane è stata "Sì, ma dove eravate?", perché nel febbraio del 2018 una persona è uscita di casa, ha sparato ad altre persone solo per via del colore della loro pelle, per una vendetta che i giornali non hanno avuto il coraggio di chiamare attentato, aggressione, hanno sempre cucito altre parole molto, molto fuorvianti, secondo me, e da lì è scattata una vera e propria slavina, perché l'estate del 2018 è stata l'estate in cui le aggressioni già persistenti in Italia, perché già in Italia quelle aggressioni sono anni che avvengono nei confronti di persone di origine straniera, però per la prima volta nel 2018 qualcuno le denunciava. Per la prima volta nel 2018 i giornali avevano preso coscienza, attenzione di questo, c'erano tantissime testate che facevano l'elenco, no? Giorno dopo giorno, perché era una cosa tremenda. Io nel 2018 sono scesa in piazza, ho fatto un presidio, sempre in Piazza Castello, con dei miei amici, con degli sconosciuti, e ho chiesto l'attenzione, ho chiesto la parola e soprattutto ho cercato di farmi andare via una paura che ho sempre avuto, che è sempre stata in qualche modo sotterranea, però c'è sempre stata. E io mi sono chiesta in queste settimane dove erano queste persone, dove erano queste persone il 21 maggio, quando c'è stato lo sciopero nazionale dei braccianti, dove erano queste persone quando l'estate scorsa c'erano tutte queste diatribe per quanto riguarda una nave da far attraccare, dove sono state e perché solamente qualcosa che arriva dall'altra parte dell'oceano ci fa pensare che possa essere giusto scendere in tutte le piazze d'Italia, riempirle per un argomento che qualcuno sta cercando di portare avanti da anni. E questa per me è una domanda che ancora non ha trovato delle risposte, però so, e la mia più grande paura è che questa cosa possa appunto scemare nel giro di 2 settimane, quando, come ho cercato di dire io in piazza, ci sono persone come me, minoranze, ragazzi di seconda generazione, persone che ancora non hanno la cittadinanza italiana, anche se qua ci sono nati, che queste battaglie non le scelgono. Queste battaglie non hanno altra, scelta di doverle portare avanti per poter essere ascoltati, ma soprattutto per avere dei diritti, che per me è la cosa più assurda e più dolorosa, no, da prendere in considerazione tutto questo, avere il semplice diritto di essere considerato quello che già sei, cioè italiano. E quindi sono contenta, sono felicissima, io ho detto sono felicissima di vedere Piazza Castello piena, 2000 persone, hanno detto i giornali, ma voglio vedere, voglio credere che questa attenzione, questa empatia, questo pensiero, questa lotta possa essere portata avanti da qua fino ai prossimi 10 anni, anzi, fino a quando non ce ne sarà più bisogno.